e 2-2 al Fausto Coppi di Ruvo tra Corato e Real City. Una partita che nel primo tempo sembrava saldamente nelle mani dei padroni di casa, i quali si fanno però sorprendere dalla voglia e dalla qualità degli ospiti, che nel secondo tempo sfiorano addirittura il clamoroso ribaltone. Partita speciale soprattutto per il capitano dei coratini, Paride Addario, che festeggia oggi le 100 presenze con la casacca nero-verde. Inizia subito forte la compagine di mister Fabio Di Domenico, con Conè che approfitta di un rinvio sbagliato del portiere ospite e mette in mezzo un morbido traversone non tramutato in gol da Balducci che non riesce a incontrare la porta. È il minuto numero 17 e dopo un ottimo pressing il Corato recupera palla con Diomande che suggerisce per Conè, suo l'assist che Soriano trasforma nel gol dell'1-0. E ancora il Corato a rendersi pericoloso, sempre con Soriano, ma questa volta da calcio piazzato. Purtroppo il palo gli nega la gioia della personale doppietta. Primo tempo che si gioca praticamente a una porta sola. Ancora Corato, Soriano, in buca per Conè, che a tu per tu con il portiere non riesce a concretizzare. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1-0. Nella seconda frazione di gioco esce però tutta la qualità del Real City, che trova un gol di pregevole fattura con Alves da Silva, equilibrio ristabilito, palla al centro. Il Corato non si lascia intimorire e al 14° sfiora il vantaggio, prima con Soriano, poi con Balducci, ma i due attaccanti coratini trovano la replica di un fantastico Lusardo. Una decina di minuti più tardi, Alves da Silva mette in mezzo un velenosissimo pallone che arriva sui piedi di Gilosca, il quale non riesce clamorosamente a ribadirlo in rete. Il vantaggio degli ospiti arriva però una manciata di minuti più tardi con Ramos Lopez che, glaciale dinanzi ad Addario, sigla il 2-1 e anche il suo 12° gol stagionale. Sembra un finale già scritto, al quale però si oppone l'ottimo Conè che dopo una delle sue serpentine riesce a trovare in mezzo Scardigno, abile a non sbagliare i rigori in movimento. Finisce 2-2, una sfida ricca di emozioni. Domenica prossima il Corato affronterà in trasferta il Canosa dell'ex Massimiliano Olivieri. Il Real City invece ospiterà il Borgorosso Molfetta.